Bene, siamo qui davanti alla CGIL nazionale a Roma. Si è da poco conclusa la conferenza stampa del sindacato alla presenza del segretario Landini e anche della FLC-CGIL rappresentata dalla leader Gianna Fracassi. È stato confermato domani lo sciopero, sarà uno sciopero per l'intera giornata per quanto riguarda la scuola, ridotto invece per un'imposizione da parte del governo e anche, si potrebbe dire, da parte del garante che è venuto a determinare una riduzione per quanto riguarda lo stop dei mezzi pubblici, e che quindi si ridurrà a sole 4 ore. Per quanto riguarda la scuola vi sono delle novità, nel senso che è in arrivo una mobilitazione da parte della FLC-CGIL, è prevista è stata definita una carovana che il sindacato, è un percorso itinerante che percorrerà appunto nei prossimi mesi e arriverà a toccare diverse città d'Italia per mobilitare l'opinione pubblica e la cittadinanza, il personale scolastico a proposito di una serie di questioni che toccano la politica del governo e che non soddisfano soprattutto il sindacato sul fronte della manovra di bilancio 2024. È stata denominata appunto la carovana della FLC-CGIL, una carovana che partirà domani 17 novembre da Firenze e poi si dipanerà per varie città, come dicevamo, e riguarderà diverse questioni salariali. Ricordo che c'è un aumento previsto a partire da dicembre per quanto riguarda gli arretrati e poi il regime da gennaio, che però riguarda l'indennità di vacanza contrattuale inferiore al 6%, non soddisfa il sindacato che lamenta una inflazione tripla, cioè un'inflazione quasi pari al 18%. Quindi la questione salariale è al primo posto della vertenza sindacale. Abbiamo poi la precarizzazione, altri temi, la qualità del lavoro, la privatizzazione e il definanziamento della scuola. Nell'ambito della protesta ci sono anche i comparti università e ricerca che lamentano anche a loro volta delle decurtazioni stipendiali e un'alta precarizzazione. Tra l'altro toccherà nel 2024 anche temi riguardanti storici della scuola, poiché cadrà nel 50° anniversario appunto questo percorso dell'FLC-CGIL appunto riguardante i decreti delegati del 1974. Per quanto riguarda inoltre invece i contenuti della protesta della CGIL, della FLC, riguardano specificatamente si richiederà uno stop alla autonomia differenziata, un'autonomia differenziata che viene considerata molto negativamente da parte del sindacato, perché andrebbe a danneggiare non solo le regioni del sud ma anche quelle del centro-nord. L'esempio, ha detto Gianna Fracassi, è emblematico quanto accaduto con la sanità. Sul di fronte del dimensionamento c'è stata una forte lamentela per la soppressione o l'accorpamento di ben 827 scuole che il governo Meloni intende tagliare nei prossimi anni, e come pure una grande una forte lamentela per quanto riguarda invece la riduzione anche della portata stipendiale. Lo stipendio è stato fatta una media nella scuola rispetto a quello che si doveva dare, e addirittura la CGIL ha calcolato 400 euro in meno al mese appunto nel settore scolastico come media per docente ATA, e invece per quanto riguarda l'università si scende a una decurtazione di 250 euro al mese. È stato detto anche più volte sia da Landini che da Fracassi che è solo demagogia quello che è stato deciso con la legge di bilancio per la scuola. Gli aumenti in realtà sono un anticipo che non soddisfano, perché con una mano si dà e con l'altra si toglie. Abbiamo detto appunto dell'inflazione, anche per gli enti di ricerca sono state presentate
diciamo, delle rivendicazioni importanti anche per l'AFAM. E infine, come ultime, diciamo, come percorso costruttivo che intende anche dare, imporre con questa iniziativa la FLC-CGL, oltre ai salari dignitosi, si richiede appunto una legge sulla rappresentanza che elimini i contratti pirata, un ripristino di uno stipendio che non porti a nessun tipo di gabbia salariale, oltre che un ritorno degli istituti di formazione professionale statali. Ricordiamo, al momento gli istituti professionali sono di stampo regionale o comunque legati agli enti locali, e una funzione pubblica in generale adeguatamente finanziata. Ecco, questi sono un po' tutti gli elementi che sono stati toccati oggi in questa conferenza stampa. Vedremo come andrà poi lo sciopero nelle prossime ore. Vi sapremo dire, vi manterremo sicuramente aggiornati.